Il notiziario in breve di Senigallia Notizie, mercoledì 19 di ottobre. Alluvione, danni ad abitazioni private. Entro il 27 di ottobre va compilato il modello B1. Tutte le informazioni sul nostro sito internet sulla modulistica per il contributo per le prime misure di sostegno alle abitazioni danneggiate. Gruppo FAI di Senigallia, non si può convivere con l'alluvione. Nessuno deve pensare che una volta esaurita l'emergenza tutto possa tornare come prima, in attesa della prossima catastrofe. Venerdì 21 ottobre alle 18 si terrà al Villino Romualdo della città di Trecastelli l'incontro con Anna Lisa Tota, che presenterà Ecologia della parola, il piacere della conversazione, un testo di ricerca e analisi molto coinvolgente, interessante e militante. Giunte al termine a Corinaldo le celebrazioni per la settimana gorettiana, varie le iniziative organizzate per l'occasione. A Serra di Conti si recupera la tappa di Marche Storie rinviata a causa alluvione. Appuntamento sabato 22 e domenica 23 di ottobre. Viaggiare nel mondo diviso, un libro sul fenomeno del viaggio in Italia e nel mondo, uscirà e sarà presentato nelle Marche a novembre. Devi fare un regalo ad un amante della fotografia? Vieni a trovarci da Zona Immagine a Senigallia, in via Piave 25. Abbiamo un vasto assortimento di nuovo e usato fotografico garantito. Troverai sicuramente il regalo giusto. Inoltre, Leonardo e Simone sapranno consigliarti al meglio. Ci trovi anche su zonaimmagine.it. Ed eccoci alle nostre rubriche, incominciando da Una foto al giorno, lo scatto di oggi è di Deborah Torreggiani dal titolo Rosso Resilienza. Votate le foto sulla nostra pagina Facebook, alle foto con più like 25 stampe 13x18 e un ingrandimento 20x30 offerti da Zona Immagine di Senigallia. Le previsioni del tempo di giovedì 20 di ottobre sulle Marche. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima sarà di 22 gradi, la minima di 13. I venti saranno moderati e il mare poco mosso. La farmacia di turno nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 di ottobre è la farmacia Filippini in via Piave a Senigallia. Grazie per averci seguito, a domani. L'app Senigallia Notizie è ora disponibile per iPhone e dispositivi Android. I nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti. Con la nuova app di Senigallia Notizie, gli avvenimenti, i fatti e il telegiornale di Senigallia sono a portata di mano.